Kodakons, ora basta, chiudetelo, il colpo di grazia a GF e Barbara D'Urso. Kodakons e telespettatori invocano la chiusura del programma, ecco il comunicato. Il programma Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso è ufficialmente a rischio chiusura. Dopo le richieste del Moige e dei telespettatori che, da settimane, lamentano un'eccessiva violenza all'interno del reality, scende in campo niente di meno che il Kodakons. Durissima la nota con cui l'associazione dei consumatori chiede a gran voce l'eliminazione di questo spettacolo, con l'ultima edizione del Grande Fratello, la televisione italiana non ha mai raggiunto livelli di trase così elevati. Queste sono le prime parole del documento che dovrebbe sancire l'uscita di scena del reality dal palinsesto Mediaset. Tutto nasce dalle continue proteste dei telespettatori che paragonano questa trasmissione ad una vera e propria discarica televisiva. Un altro personaggio che aveva definito il Grande Fratello in questo modo è Maurizio Costanzo. Una settimana fa, infatti, aveva usato le stesse parole scagliandosi contro Barbara D'Urso e la Endemol per lo spettacolo indecoroso a cui stanno sottoponendo i telespettatori. Le associazioni a tutela dei telespettatori all'attacco. Il Kodakons rincara la dose aggiungendo che, dopo le volgarità, le violenze verbali e le finte storie d'amore utili solo ad aumentare l'audience, quello che sta facendo infuriare gli italiani sono quei personaggi, con chiari disagi psicologici, utilizzati come attrazione principale di un circo degli orrori. Nessuno sembra salvarsi da questa disamina e, in queste ultime ore, sono emersi altri fatti indecorosi. Dalla dichiarazione di Angelo sulla sveltina con Bahia alla confessione di Luigi Favoloso che afferma di aver avuto degli incontri più che intimi con due delle concorrenti. L'ultimatum di Kodakons e Agcom. La richiesta è dura ma, in base a ciò che si sta vedendo, corretta. Si chiede a Mediaset di tornare sui suoi passi e di sospendere il programma per tutelare gli spettatori a casa. Se ciò non avvenisse, l'associazione ha già mandato un esposto all'Ancom per far chiudere immediatamente il programma. Sia Barbara D'Urso che Mediaset sono ora ad un bivio. Difficile capire come andrà a finire la richiesta e quali strategie verranno adottate per tutelare i telespettatori. Sembra che il reality abbia le ore contate. Attendiamo la diretta di questa settimana per vedere se verrà trattato quest'argomento. Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Grande Fratello vi invitiamo a cliccare il tasto all'inizio dell'articolo per seguire il canale dedicato.